seconda azienda più grande di Mantova per lavoratori, perché dopo l'ospedale di Mantova siamo la più numerosa, abbiamo ottenuto un grosso risultato dato dal sacrificio di tutti i nostri lavoratori. E dove faremo la nostra assemblea unitaria delle tre cooperative, Cooperativa Servizi Ambiente, Cooperativa Servizi Assistenziali e Cooperativa Sant'Anselmo, che faremo al Pala Unical, ex Palavam, per chi lo conosce come Palavam, dove i lavoratori non ci sarà, quindi il fatto di farlo aperto credo che sia una cosa molto importante. Cof Cooperative è molto orgogliosa di avere cooperative che assessore guidesi allo sviluppo economico. E dalle valutazioni fatte, tra le aziende solida sia i volumi di fatturati, anzi li aumenta, che i numeri di occupati esposti. In altri incontri che abbiamo fatto ci siamo resi conto come la debolezza in questi 30-40 anni è che l'organizzazione sta lanciando una battaglia importante, che lo schiacciamento su quelli che sono le difficoltà economiche vengono fatte sul lavoratore, sul socio lavoratore. Quindi il grande dibattito che abbiamo oggi tra le amministrazioni pubbliche, i comuni, ringrazio l'assessore Caprini, sempre molto presente sul... Ma Caprini, l'assessore sicuramente sta tra le autorità invitate, e che ringrazio anch'io personalmente perché è sempre attento, voglio dire, agli eventi e alle iniziative che vengono promosse in ambito cooperativo. E ovviamente più che un saluto, perché viene data l'occasione di riflettere a tutti gli effetti su questa modalità, diciamo, personalmente, che siamo anche in una fase in questo momento in cui è vero che è uno strumento di cui, cioè, che è nato e adesso c'è, ma è frutto anche di un ragionamento a padroneggiare, e forse dobbiamo ancora fare uno sforzo ulteriore per utilizzarlo meglio, nel senso, provo a dirlo anche in maniera più semplice possibile, è chiaro che non può e non deve diventare uno strumento per lavorare al massimo ribasso industriale. Io volevo aggiungere solo un altro aspetto ancora che non è stato toccato in precedenza. Da dati recenti che abbiamo, attualmente la popolazione anziana in Italia è pari a un quarto della popolazione. Gli ultimi ne ambito per gli amministrativisti, per le ragioni che diceva il direttore di Concooperative. Ci sono molte più risorse e dove fortunatamente noi amministrativisti siamo comunque non di attuazione del 118. Il come sono la coprogrammazione, la coprogettazione, solo esclusivamente perché poi tornerà, spero nel dibattito, sulle patologie. Abbiamo fatto un incontro preparatorio che è stato un dibattito di fatto e quindi credo che ci sarà spazio anche oggi. Progetti di sviluppo locale cofinanziati da Fondazione Cari Verona, a cui si aggiungono le risorse tanto degli operatori privati quanto dell'Unione Montana, che peraltro, cosa interessante, non so quanto ne sono consapevoli, ma nel patto che hanno firmato e che gli ho scritto, hanno firmato anche che non solo si valorizza assieme il territorio. Ho raccontato, mi deve portare a fermarmi e a riflettere su come migliorare, c'è sempre da migliorare, anch'io che la parte importante sarà quella di capire che una parte può trovare una modalità altra di utilizzare finanziamenti. Credo che questo debba fermarmi a riflettere sull'importanza di cambiare punto di vista che ho. Onlus, disabili anziani, e faccio parte della rete BAC, uno di quei tantissimi enti che mi hanno detto. La sfumatura che volevo sottolineare è che in questi tavoli di coprogettazione culturale va evidenziato questo, l'ente terzo deve riuscire a gestire queste dinamiche, perché passiamo da tavoli e piani totalmente diversi. Ecco, questa è la sfumatura che... Per la messa a disposizione delle risorse umane e esperienziali nei tavoli di coprogrammazione e coprogettazione, che devono essere visti come una risorsa